il video ce l'ho, E poi ci facciamo ancora battito, perché vi trovate qui davanti? Ci troviamo qui davanti, innanzitutto abbiamo appena fatto una marcia in solidarietà delle vittime, che sono tante, di questa crisi, le vittime di Equitalia. E siamo qui anche perché oggi dovrebbe, spero, iniziare un processo che mi vede imputato per diffamazione, accusato dal numero uno, dall'ex dirigente di Equitalia, Attilio Befera. Un ex dirigente che però non si è mai presentato in questo tribunale, ha denunciato, ha querelato, ma scappa. E allora io sono qui anche a chiedere perché. Quindi oggi mi aspetto che questo processo abbia inizio. Mi aspetto che le migliaia di famiglie che io rappresento abbiano finalmente quella giustizia che gridano da anni. Attilio Befera, ex numero uno di Equitalia, deve presentarsi oggi e iniziare questo processo che ha voluto lui, perché questo processo pesa sulle spalle e sulle tasche degli italiani. Questa accusa di diffamazione è l'ennesimo sfregio che Equitalia fa nei confronti delle famiglie oneste italiane. Siamo anche qua per chiedere che i nuovi dirigenti di Equitalia e esprimano un pensiero, un parere, perché io, diversamente da Attilio Befera, non metto un bavaglio a nessuno, ma i nuovi dirigenti devono dare una risposta in merito in questo caso e in questo, diciamo, assurdo processo che deve ancora iniziare. Perché secondo lei Equitalia andrebbe denunciata per istigazione al suicidio? Equitalia, io dissi andrebbe, devo rettificare, Equitalia va denunciata per istigazione al suicidio, va perché molteplici sono le sentenze che vedono Equitalia condannata per atteggiamenti estorsivi. Equitalia ha danneggiato migliaia di piccole e medie imprese, perché i grossi Equitalia non li tocca. Equitalia è stata causa di centinaia, se non di migliaia, di suicidi. Equitalia è colpevole di aver rubato 217 miliardi di euro in tutti questi anni, soldi della povera gente. Equitalia è colpevole di aver fatto lavorare 700 dirigenti abusivi. Noi siamo qua per dire che Equitalia deve essere denunciata per istigazione al suicidio, ma noi siamo anche qui per dire che siamo quel popolo onesto che, nonostante tutto, vuole dire basta, vuole rimanere in piedi e vuole da sé riscriversi quel futuro certo che questi dirigenti invece hanno distrutto. Ragazzi, io passo un attimo di là, Vai, vai. Dopo che bello. Dietro con le spalle, sì. Quanti siamo?